dimessa dall'ospedale a 90 anni, con 8 costole fratturate. È il caso denunciato dai familiari di un'anziana, malata di Alzheimer, residente nella piana di Lucca, attraverso le pagine della Nazione. La donna accusava forti dolori al costato, tanto che la figlia, d'accordo col medico di famiglia, ha deciso di portarla al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Qui la novantenne è stata presa in carico e dimessa dopo 2 giorni di osservazione, anche in seguito alle richieste dei parenti che non avevano avuto più notizie. Nel verbale di dimissione il medico ha scritto che probabilmente l'anziana era stata vittima di una caduta, che i dolori erano legati a problemi pregressi, ma soprattutto che a causa dell'elevata mole di lavoro non era stato possibile rivalutarla. Una volta riportata a casa, però, la donna ha ricominciato ad accusare dolori e i familiari hanno deciso di fare un altro tentativo in una struttura diversa. Così hanno portato la donna all'ospedale di Pescia, dove è stata fatta l'amara scoperta. Gli accertamenti clinici hanno fatto emergere la frattura di 8 costole. La novantenne è stata quindi subito ricoverata e messa sotto ossigeno e i medici l'hanno sottoposta a ulteriori controlli per escludere eventuali compromissioni dei polmoni. È inaccettabile che all'ospedale di Lucca nessuna delle 8 fratture sia stata scoperta dai medici, dicono ora i parenti della novantenne.